Benvenuti a bordo, viaggiatori. Chi vi parla è Grizzly, il vostro comandante. Le uscite di sicurezza sono a destra e a sinistra, ed è inoltre possibile uscire anche dal portellone posteriore. Il martelletto di emergenza si trova nel vano portoggetti del lato guida Tori. L'estintore è bullonato allo schienale del divano posteriore. Un assistente è a vostra disposizione per qualsiasi esigenza. Vi invitiamo a mettervi comodi, allacciare le cinture di sicurezza e godervi il tragitto. Grizzly vi ringrazia per esservi iscritti al canale del Diario di Viaggio on the Road. E allora, sino ad oggi vi ho parlato di vari youtuber, oggi vi parlo di un canale YouTube un pochino più particolare, anche perché non parliamo semplicemente di un canale YouTube che produce contenuti, ma soprattutto di un canale che rappresenta un utente, in realtà è un editore produttore di contenuti, che rappresenta uno dei 10 più grandi partner di YouTube nel mondo. All'attivo ci sono oltre 8.000 video, se non ricordo male stamattina c'erano 8.120, una cosa del genere. In questo caso parliamo soprattutto di classifiche, parliamo di top 10, però prima che vi diciate sì, vabbè, ecco, è il solito top 10, cominciamo con ordine. Il canale di cui parlo è WatchMojo, legato al sito watchmojo.com. È un canale di un editore, appunto di un produttore di contenuti canadese, la sede a Montreal, che è stato fondato nell'anno 2005. Il sito vero e proprio è stato aperto nel 2006, proprio a gennaio 2006, e da allora ha pubblicato video basandosi su moltissimi temi. L'ultima cosa che sta facendo, più o meno dal 2011-2012 sino ad oggi, che è quella più interessante, è quella che sul loro sito, sul sito watchmojo.com, mettono un tema e chiedono di votare quali, secondo gli utenti, potrebbero essere i 10 migliori, peggiori, eccetera, di tutti i tempi. Gli utenti votano e in base a quello che viene fuori poi vengono pubblicati i video, ma cerco di essere un pochino più chiaro, faccio qualche esempio. Vi metto in descrizione, infatti, non solo il link al canale YouTube di WatchMojo, ma anche, per esempio, questi tre filmati che ho trovato più interessanti per darvi un'idea sul mare magnum, perché vi ripeto, sono oltre 8.000 filmati, c'è di tutto, cinema, musica, eventi. Per esempio, a proposito di eventi, il primo filmato che vi segnalo è una top 10, sono tutte top 10, e in certi casi non sono top 10, sono 10 cose che non sapevate su questo argomento. E poi, tra l'altro, parleremo più avanti ancora di queste situazioni, però per il momento vi metto in descrizione innanzitutto, per esempio, i 10 eventi più assurdi, più incredibili, più pazzeschi che siano mai stati ripresi sulle TV. Primo che vi metto in descrizione, molto interessante, dalle immagini del, non so, del terremoto di Sendai e dello tsunami che ha colpito il Giappone, alle immagini della caduta del muro di Berlino, c'è una interessante classifica. Ma anche, se vogliamo parlare di cinema, per esempio, secondo filmato che vi metto in descrizione, che tra quelli più visionati, i 10 film più paurosi, i 10 alieni più paurosi nei film dell'ultimo periodo, che è il secondo filmato che vi segnalo, è molto interessante anche lui. Oppure, volendo restare nell'argomento cinema, ma un pochino più delicato, il terzo filmato che vi metto è i momenti più tristi nei cartoni animati, i 10 momenti più tristi dei cartoni animati, terzo filmato che trovate nel doobly-doo. Detto questo, tanto per dire che non è solo il meglio, ma talvolta anche il peggio, un filmato che ho visto, un video di WatchMojo che ho visto proprio ieri sera, che mi è piaciuto tantissimo, perché sono d'accordo con quel filmato in molte situazioni, è l'ultimo filmato che vi segnalo del doobly-doo, è i peggiori adattamenti da libro a film della storia del cinema. E credetemi, ve lo metto separato e vi consiglio di cominciare a guardare quello come primo filmato per scoprire il canale WatchMojo. Comunque, vi consiglio di iscrivervi al canale WatchMojo
è molto interessante. Vengono fuori anche più di un video ogni giorno e si fanno veramente argomenti di discussione molto interessanti. Sono delle top 10 che lasciano veramente pensare. L'argomento del giorno invece riguarda YouTube e in generale i contenuti. Io sono un blogger di lunga data, il mio blog Diario di Viaggio sta per fare ben 10 anni e il mio vlog, ovviamente, il canale YouTube è molto più giovane, sono un vlogger, uno youtuber molto più inesperto, però devo dire che nel corso del mese di aprile, grazie alla visione dei Veda di vari utenti, mi stanno venendo molte idee, molta carne al fuoco, per così dire, perché mi sta piacendo molto, ci sono molti spunti di riflessione, molti spunti di discussione. Per esempio ieri o l'altro ieri Roberto Cordero parlava della possibilità di pubblicare un libro, di pubblicare un ebook con il self-publishing, e come chi mi segue sa già che io già ho pubblicato 2 libri e mezzo, per così dire mezzo, perché l'abbiamo scritto assieme io e Francesco Candelari, utilizzando il self-publishing, e adesso sto lavorando ad altri 2 romanzi, un romanzo che ho quasi finito e uno che ho buttato giù degli appunti che sto per cominciare. Sono appassionato di fantascienza, quindi l'ultimo romanzo, quello che sto per finire, è un romanzo di fantascienza. Poi voglio buttarmi su un tema completamente differente, che è quello del romanzo fantasy, ma non solo, perché ho ancora molta carne al fuoco, non solo per quanto riguarda la scrittura, ma anche per quanto riguarda la lettura, perché da quando ho comprato un lettore ebook, parliamo di parecchio tempo fa, credo Natale 2012, io sto leggendo tantissimi libri. Questo per esempio è un periodo che sto leggendo un autore che si chiama Dean Koontz, sto leggendo tutti i suoi libri in ordine praticamente cronologico, poi ho intenzione di fare una bella recensione sull'autore, deciderò più avanti se farla in video o se fare un articolo sul blog, c'è spazio, tempo, però ci sono molte idee che mi stanno venendo in questi giorni e quindi noto che lo strumento di YouTube è uno strumento molto interessante, molto versatile, e devo dire che a me fa molto piacere di averlo scoperto come strumento di espressione. E spero che vi facciano piacere i miei vlog, spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia il canale di WatchMojo e vi sia piaciuta anche questa puntata. Quindi io sto per arrivare, per me per oggi è tutto, e ragazzi, ciao, alla prossima, ci vediamo domenica prossima. Se questo filmato vi è piaciuto, se questo vlog vi è piaciuto, fate pollice in alto, iscrivetevi al mio canale, mandatemi un feedback, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se non vi è piaciuto, scrivetevi un commento. Ciao, dai, a domenica prossima!